Ciao a tutti ragazzi, allora ho risolto dei problemini col computer perché a quanto pare ne avevo parecchi. Allora, scusatemi ragazzi, ma mi si è interrotta la registrazione nell'ultima parte e quindi qui vedete questo livello qua, Digging It, non si è registrato, io non me ne sono accorta e quindi sono andata avanti prendendo il cristallo, quindi mi dispiace. Vado avanti adesso, cercherò di prendere la gemma con tutte le casse. Veramente sono veramente dispiaciuta a riguardo. Non mi ero accorta che si era interrotta la registrazione. Vabbè, comunque visto che devo prendere la gemma è come se lo vedesse per la prima volta, quindi mi va bene, dai. Ragazzi, sono già al quarto mondo, mio Dio. Ho fatto abbastanza in fretta, va in culo, non laggare. E soprattutto non rompetemi i coglioni, nemici di merda. Ok. Allora, in questo piano qua c'è il livello segreto, che per fortuna non ho sbloccato, così lo potete vedere. Ho proprio preso solo il cristallo. Boh. Mi spiace. C'è una piattaforma che non devo mai morire. E mi serve proprio per prendere tutte le casse. Ah, sì, quasi vado giù. Ma sono cretino o cosa? A parte che oggi sono un po' la giornata storta perché mi sono svegliata con mio fratello che bestemmiava. Penso abbia avuto problemi gravi col computer. Quasi vado addosso alla TNT. Quindi diciamo ho sonno, vorrei dormire. Però continua. Non fa silenzio nemmeno per un attimo, allora vabbè, ho detto mi metto a giocare. Dai, allora questa parte qua è complicata perché devo finire questa parte qui, poi tornare indietro dall'altra parte e vaffanculo. Quindi dai, ce la posso fare. Dopo quando mi sono tolta sto livello qua è una manna dal cielo. Ovviamente mio fratello nel corridoio non deve sentire cosa sto dicendo. Che in questa famiglia, ripeto, farsi i cazzi propri, proprio no. Ah, punto di salvataggio, perfetto. Quante bombette, oh! Ok, gemma presa. Adesso mi manca la gemma di tutte le casse che in teoria dovrei riuscire a prendere, forse. Allora c'è un punto di salvataggio là più avanti, però preferisco tenermelo quando ho finito tutto. Quindi andiamo avanti di qua. Questo livello mi ha sempre fatto impazzire, a parte che vaffanbrodo. A parte che io odio le api, le vespe, penso che Atura Spaz sappia il perché. Penso sappia proprio il perché. Guarda che qua non mi ricordo se mi facevano qualcosa, per cui non voglio rischiare inutilmente. Aspetta che ah no, non mi fanno niente se sto qua a terra. Ok, punto di salvataggio. Wow.
Fanculo mi ha preso. Vabbè, per fortuna l'avevo salvato. Ma porca puttana. Culo! Spinte di merda! No, ve l'ho detto, quando ho passato sto livello io poi sono contenta. Zio Pampurio. Cioè io muoio ad ogni pezzo praticamente, l'importante è che arrivo alla fine. Non c'era niente lì sopra. Fatto manca. Ah, perfetto, fatto. Allora continuiamo di qua. E adesso procediamo con cautela, perché non devo morire. Tardi. Aspettiamo. Ok. Vai in culo, comadre! L'avevo premuto io quadrato per la giravolta, però non è giusto. Non è assolutamente giusto. Lo dico alla mamma. Come non è giusto che io ho il sacrosanto diritto di dormire e non mi lasciano dormire. Ah, me l'aveva rotta la fetta prima. Com'è smart. Ok. Allora, ripeto, la stessa formula di prima. Non devo morire. Track. È come da piccola, Carlotta, non usare le forbici che ti fai male. Ma no, mamma, zac. Ok, adesso procediamo qua in basso. Ah, non c'è nessuno qua, quindi posso anche tornare su. Che c'è un punto di salvataggio là davanti. Ufficialmente ce l'ho fatta. Allora lì, carissimi miei, con la piattaforma lì c'è un piano segreto, ma visto tutta la fatica che ho fatto, vado prima a prendere la gemma di tutte le casse. Ma vai in culo tua madre! Zoccola! Andiamo avanti. Che in teoria la Crash non ce l'ha neanche una mamma, perché è stato fatto il laboratorio d'accordo. Sì, in teoria, da quello che ho capito dall'uno. Quindi la mamma non ce l'ha nemmeno. Quindi la insulto, ma non esiste. Ah, tu mi stai sui coglioni e tu pure. Con quella faccia da culo che ti ritrovi. Ok. Beh, a sto punto direi che posso anche tornare indietro. Quasi quasi a vedere il livello. Tanto le gemme me le conta lo stesso. Alle. Alle. Ok.
Ma vaffanculo tua madre! Ah vabbè, tanto le gemme le ho. Ok. Dopo 1000 peripezie e butè ce l'ho fatta. Fuck yeah! Ok, come vedete ho finito i livelletti. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso manca questo che prendo la gemma e poi vado a finire gli altri. Va in culo, lo sapevo che c'era la TNT, c'ero quasi attenta. Ok, e cominciamo dall'inizio. Madonna santa, ho sbagliato il pulsante! Mamma, questo sì che culo! Stavo facendo la panciata andando giù. Va in culo! Nella piattaforma non c'erano gemme e cassine, penso. Non mi pareva. Mi pareva ci fosse solo la gemma e da saltare via, insomma. Ce la posso fare! Eccola qua. Ta-da!